pericolosissimo che viene intercettato da Pellegrini, zona tiro, occhio al 7 che va da Abraham, spalle alla porta, prova a girarsi, ancora Abraham, Abraham! Roma in vantaggio al 33esimo, la sblocca il 9 che torna al gol e segna una rete importantissima per i giallorossi che in questo momento sono virtualmente in Europa. Corsa breve per Abraham che va a battere col destro e non sbaglia, rimane fermo Berisha ma non riesce a intercettare il pallone. Torino 0, Roma 2, la rete del raddoppio di Abraham. Ma Pellegrini che batte Berisha per il gol del 3-0, la Roma la chiude al 78esimo, Torino 0, Roma 3. Dominguez dietro per Barro, cerca ancora l'1-2 e poi Barro! Alla fine segna Barro al 21esimo del secondo tempo, 1-0. Baira si muove Baldanzi, pallone che arriva invece per il piazzato di Leo Stulaz, la sblocca l'Empoli in vantaggio al Chievis con il secondo gol in campionato di Stulaz. Palla dentro, Piontek, Bonaventura, controllo, cerca di saltare Chiellini, palla che resta lì, Duncan! Manda davanti la viola, in chiusura di primo tempo, la rete di Duncan, la seconda in campionato, Fiorentina 1, Juve 0, si avventa sulla palla vagante, incrocio vincente, palla che la Juve non riesce ad allontanare, ci arriva Duncan, il piattone mancino nell'angolo lontano. Gonzales contro Pinsoglio, spiazzato, 2-0 Fiorentina, segna da tre turni di fila Nico Gonzales, raddoppio viola, settimo gol in campionato per il 22 che la chiude così. Ceccherini, lancio profondo a scavalcare il centrocampo, movimento in area da parte di Lasagna, arriva il cross dal fondo, dall'altra parte Faraoni, mette giù Lazovic, il cross in mezzo, colpo di testa e il vantaggio del Verona con il ciolito Simeone al sesto minuto, è 1-0 per l'Hellas. Faraoni verticale, la prende Kevin Lasagna, movimento di Simeone, può puntare Lasagna, ancora Lasagna, limite Lasagna, che gol Kevin Lasagna, e 2-0 Verona al 14esimo, Kevin Lasagna, gelato l'Olimpico. Di nuovo Zaccagni, interno, imbucata, Felipe Anderson, la finta di tiro, dentro per Cabral, la riapre la Lazio, Cabral, 1-2. Primo gol in campionato per il numero 11, biancoceleste. Lazzari, centrale, colpo di tacco di Cabral che passa, Felipe Anderson dal limite, deviazione, Felipe Anderson, la pareggia, è 2-2 al 29esimo, Felipe Anderson, sesto gol in campionato per il numero 7 biancoceleste. Pedro Rodriguez, la finta, rientra ancora lo spagnolo dentro, Felipe Anderson, Berardi e poi Pedro, 3-2 Lazio, rimonta completata al 62esimo, la rete di Pedro Rodriguez. Ungla, uno contro uno con Lazzari, rientra, pallone per Caprari, ancora Ungla, viene chiuso, non è finita, Ungla! 3-3, la pareggia al Verona al 76esimo, Martin Ungla, primo gol in campionato anche per lui. Matteo Politano che sprinta sulla corsia centrale, possibilità di calciare in porta, il vantaggio del Napoli al quarto minuto del primo tempo, grande soluzione individuale e vantaggio dei partenopei, 1-0 Napoli.
Ferrer prova a chiudere, Politano riesce a effettuare questo cross, colpo di testa, palla che rimane lì, Petagna la controlla, cerca di girarsi, non ci riesce, arriva però Zielinski a calciare per il gol del 2-0 Napoli, il raddoppio dei partenopei firmato da Zielinski. Politano, palla di ritorno, poi tentativo di calciare da parte di Demme, ancora Petagna per Demme e Napoli fa 3-0. Demme con il gol che permette al Napoli di allungare ancora al minuto 35. Dialogo molto ben fatto su spazi stretti. Perisic, Correa, Barella va, sprinta Barella, si muove Lautaro, Barella, zona tiro, Perisic butta giù il muro della Samp, stavolta Audero non può intervenire, aggiunge un altro gol alla sua stagione fantastica Ivan Perisic, 1-0 Inter. Perisic, tocco dietro Çalhanoğlu, Correa, Correa, 2-0 Inter, piazza il destro, il Tucu, Joaquín Correa. Correa, puntare Yoshida, Correa, fino in fondo Correa, ancora Correa, sterza, Correa in area, la tiene lì, Correa, segna solo doppiette, solo due alla volta, Correa. Recupero palla, va a sfidare Ayane, in velocità Leao, è passato in area di rigore Leao, palla sul destro, va a centrale Giroud che calcia e il Milan è in vantaggio con Olivier Giroud, è l'ennesimo assist di Rafael Leao, Milan avanti dopo 17 minuti. Leao in mezzo a due del Sassuolo, prova a passare a sinistra, entra in area Leao, dentro il cross, ancora Giroud, ancora Giroud, 2-0 Milan, il copione non cambia, Leao per Giroud ed è 2-0 per la squadra di Pioli. Krunic cerca dentro Leao, in aria c'è Giroud, Leao dietro per Kessié, Franck Kessié, 3-0 Milan, in quella che probabilmente sarà la sua ultima partita in maglia rossonera, segna un gol pesantissimo, a 10 minuti dalla fine del primo tempo, il Milan avanti 3-0. Udoji parte, palla al piede, bella la giocata del 13 che offre a Deulofeu, bucato Belez, l'Udinese passa dopo 6 minuti. C'è spazio per Molina, si muove Nestorowski, il pallone per lui, Nestorowski, bacino al palo e 2-0 Udinese al 34esimo. Ha segnato Ilya Nestorowski, primo gol in questo campionato. Udoji si muove, Deulofeu che gli porta via un uomo. Udoji sotto l'incrocio, che gioiello! Notte fonda per la Salernitana. Vola altissima l'Udinese di Cioffi, 0-3 in 42 minuti. Pereira, salta Guillaume, 2 contro 1, attenzione a Pereira, c'è libero Nestorowski, Pereira fa tutto da solo, Pereira slalom speciale, Pereira, golasso del Tucu Pereira, 4-0.